È venuto giù tutto. Vedi, anche noi come Zhang abbiamo un asso nella mania molto 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 potente, che per ora non abbiamo rimarcato, perché se poi le persone ritrattano quello che hanno detto è un altro discorso. Ma io penso che, perché il passato, come ragionavamo anche ieri sera nel live, in passato non è che abbiano ritrattato, ma persone comunque che hanno fatto determinate affermazioni sono tornate un po' sui loro passi. Ma vedremo se una persona che ha detto delle cose fondamentali, soprattutto che ha fatto crollare forse qualche suo amico, vedremo se ritornerà sui propri passi. C'è una registrazione dove vengono dette cose pesantissime. Il compratore dell'Inter c'è già, ma vengono dette anche altre cose, addirittura dal prestito di Octree, puntolini, puntolini, puntolini. Che legnata! Sono contento perché almeno qualcuno smetterà di dargli i soldi. Ma a parte quello, parliamo della partita, perché lo sapete, qui bisogna parlare anche di calcio. Va bene parlare della proprietà, ma fino a un certo punto. La partita con il Monza, ragazzi, siamo sempre lì. Io ti ripeto, in Champions League, calciatori, 12 giocatori in scadenza che vanno via, altri due a cui scade il contratto tra un anno e il 2024. È normale che ci siano stimoli supersonici in Champions League, ma io voglio un allenatore all'Inter che sappia prendere per il bavero i giocatori anche in partite non di cartello come quella contro il Benfica. Quindi, siccome sono troppe settimane che non facciamo un risultato positivo in campionato, speriamo che stasera sia la volta buona. Inzaghi fa turnover. Inzaghi a me sinceramente, a me leggere Gagliardini, che non ho nulla contro il ragazzo, ma leggere il nome di Gagliardini e non quello di Aslan in campo mi fa quasi passare la voglia di vedere la partita, sinceramente. Però questo allenatore è fatto così. Si vede che Aslani proprio non gli piace come calciatore. Verrà usato Aslani dal prossimo allenatore, sicuramente molto più di quello che l'ha usato Inzaghi. Giusto, giusto continuare a far giocare Lukaku, perché è tutto all'infuori, è un giocatore in forma, ancora è pesante, lento, giusto farlo giocare, anche se manca un mese e mezzo alla fine della stagione. Doveva essere lui in forma un po' prima, però poi ha avuto un infortunio. Eccolo qua, me la sono rimessa, perché almeno da quando me la sono messa fa sempre gol sul rigore. Va bene uguale, se i gol che fa sul rigore sono decisivi, va bene lo stesso, non ci sono problemi. Io ti dico una cosa: il Monza ha una situazione di classifica, non ti dico tranquilla, ma è fuori dalla zona rossa, diciamo, no? 35 punti mi sembra. Quindi sicuramente ha circa 20 punti dall'ultima in classifica, però ha bisogno ancora, non è matematicamente salvo il Monza, ha bisogno di fare punti. Ci ricordiamo tutti lo zio Fester, il geometra, quello che era al Milan, che ora è a Monza. Sono tutti ex milanisti a cui tengono tutti a fare bella figura. Quindi loro, per loro è una partita molto molto importante. Non hanno giocato in Champions League e sono più freschi, ma sono più freschi. E attenzione, io ti dico una cosa, attenzione a come affronti il Monza, perché a centrocampo ha gente che sa dare del tu alla palla, Pessina, Rovella, poi c'è Sensi, a due esterni che sono due esterni d'attacco, e sono Carlos Augusto e Churria. Churria è un ex attaccante e prestato a fare l'esterno, anche quell'altro è molto più bravo nella fase propositiva. Quindi attenzione, perché Palladino è un allenatore a cui piace sperimentare, è un allenatore che comunque non ha problemi a mettersi in discussione, bisogna riconoscerlo. E per come la vedo io, attenzione, io ti sto, stai calmo, ti sto dicendo il mio punto di vista. Siccome Monza è molto bravo nel fraseggio, è molto bravo anche e soprattutto in costruzione, che loro sono a tre, ma comunque in costruzione sono sempre a quattro, cercano di costruire sempre il gioco da dietro,
sfruttano nella costruzione tantissimo i braccetti, centrocampo dove c'è gente che sa giocare a calcio, se te gli permetti di fraseggiare, di venire su, sono pericolosi, anche perché poi hanno Sensi e Caprari dietro Petagna, ma Sensi poi spesso si scambia anche con Pessina al centrocampo, e Sensi è un altro giocatore che conosciamo bene, perché se è in giornata Sensi diventa molto, ma molto pericoloso. Quindi il Monza è la classica squadra che non devi far giocare, ovvero sia che, per come la vedo io, la devi subito attaccare, devi fare quel pressing feroce, per essere chiari, come hai fatto contro il Benfica quei primi 10-15 minuti, perché se li fai fraseggiare, li fai giocare, sono pericolosi. Mentre se te non li fai fraseggiare più di tanto e riesci a superare la seconda linea di pressing che fanno loro, sono molto perforabili, capito? E bisogna stare attenti. Poi sono freschi, hanno speso molte meno energie mentali e fisiche, quindi bisogna avere occhio. Quindi serve una vittoria, non me ne frega nulla il cinese, il giapponese, tanto ormai il giapponese boom, ha fatto la botta, ha avuto la sua lezione e ancora non è nulla. Agiremo in base a determinate situazioni. Io ti dico, stasera bisogna vincere, non mi interessa, la Lazio sta scappando, ragazzi, ma di cosa vogliamo ragionare? La Lazio, Sarri, io l'ho sempre detto, Maurizio, che ho avuto modo di conoscere, è a livello tattico è un allenatore molto, ma molto bravo. Poi magari ti va in conferenza stampa in tuta, mastica la sigaretta e ti dice: ma avete rotto i coglioni, basta, voglio andare via. E Sarri è così, non è un allenatore che può mettere in giacca e cravatta, lui viene con la tuta, se ti va bene lo prendi così, è uno che bestemmia Sarri, ma tatticamente Sarri è molto, ma molto bravo, attenzione. E la Lazio, ragazzi, è secondo posto e comincia a essere compromesso. Te mi dirai: ma che compromesso, il quarto? Quarto ancora non è compromesso, ma stasera è scontato dire che comunque servono 6 punti stasera, non 3 punti. Quindi speriamo che questo allenatore, a cui giustamente ti dico, sottolineo giustamente, gli sono stati fatti i complimenti per l'ottima partita che ha fatto contro il Benfica, speriamo che riesca a fare anche un'ottima partita contro il Monza, perché se no, ragazzi, siamo sempre da capo e 12. L'Inter non può permettersi di non andare in Champions, sarebbe una tragedia sportiva. L'Inter non può non andare in Champions, quindi vediamo se questo allenatore riesce finalmente a motivare questi giocatori, visto che ormai non c'è più quasi margine di errore. E ti ripeto, se l'Inter fa l'Inter, i giocatori per vincere contro il Monza, con tutto rispetto per il Monza, i giocatori ce l'ha, fa turnover, mette il ballerino. Se te vuoi che io parli ancora del ballerino, ti dico no, perché io sono sfinito a parlare del ballerino. Inzaghi preferisce giocare in 10, ma il ballerino lui se lo mette sempre. Allora fai una cosa, Inzaghi, fai giocare il ballerino, ma se il ballerino, come sempre, farà ridere, bisogna che tu ti prenda le colpe te, caro Inzaghi. Gioca pure con il ballerino, perché tanto lui non ha l'apertura mentale di dire: gioco una punta sola, metto 5-6, no, lui 3-5-2, 3-5-2, 3-5-2. Allora Inzaghi, fai come ti pare, a me non me ne frega più nulla, guarda, non mi voglio più arrabbiare, no? Tanto il cinese l'ho messo da una parte, il giapponese a breve va in cantina, quello è il trio, Inzaghi, l'importante è che per me tu porti a casa 3 punti, poi come hai fatto, con rigore, con 3 rigori, non me ne frega nulla, voglio solo ed esclusivamente i 3 punti e non guardo più nemmeno la prestazione della squadra, va bene? Sono diventato materiale, voglio solo i 3 punti. Ciao Inter.